Eccoci con Silvio Baldini che ha appena abbracciato Bonera, che è stato un suo allievo. Mio allievo, ha giocato con me nel Brescia e quindi si allenava con me, è un bravo ragazzo, è uno che ha fatto una grande carriera e gli auguro anche come allenatore che faccia la stessa carriera che ha fatto da allenatore, cioè da calciatore. La partita, perché il primo tempo del Pescara è stato perfetto, Baldini. Ma i ragazzi, non ci sono più aggettivi per questi ragazzi perché hanno messo a fuoco, abbiamo messo a fuoco un problema che avevamo sul fatto di quando le squadre si chiudevano, avevamo il problema di imparare a essere bravi ad attaccare negli ultimi 20 metri. E stasera, guarda, hanno subito focalizzato certe giocate, sono stati bravissimi e credo che abbiano fatto una grande partita e una grande vittoria. Secondo tempo probabilmente si è giocato a ritmi un po' più bassi, ma dopo il 3-0 all'intervallo la partita era sostanzialmente chiusa. Partita fotocopia quella di Lucca per atteggiamento, per approccio? Ma sì, anche se secondo me ora non ci deve farsi ingannare dal risultato. Il Milan è una squadra con dei giocatori bravi, giocatori forti, però se non si calano nella realtà fanno fatica, poi soprattutto contro un Pescara del genere in cui c'era questa voglia di dimostrare che siamo un gruppo che merita tutti i riconoscimenti che abbiamo avuto fino a questo momento e stasera l'abbiamo dimostrato, è che ora si riparte da zero. Ecco, lei i numeri di solito sulle squadre avversarie li vede ma non ne vuole parlare. Uno glielo dico io, perché il Milan era venuto qui allo Stadio Adriatico che in tutte le trasferte complessive del campionato aveva subito 4 gol, ne ha subiti altre 4 in 90 minuti. No, io posso dirti che sono contento che il Pescara abbia fatto questa vittoria, che tra l'altro ha fatto 4 gol, di cui hanno trovato gol tutti i giocatori anche in attacco come Merola, come Tonin, quindi io sono stato veramente felice di questi gol. Dai. Tutti i giocatori stanno bene in vista del derby di Pineto, non c'è nessuno indisponibile? No, ci abbiamo tutti. Una domanda che giro al tecnico Baldini? Domanda che farà naturalmente Fabio. No, boh, io al mister sulla partita c'è poco da dire, faccio una domanda che esola un po' dal match. Siccome ci sono tanti allenatori che vanno sotto la curva anche in Serie A, quando lo vedremo mai a lui andare a festeggiare con la squadra sotto la curva? Mi chiede Fabio Ferraresi, sulla partita c'è poco da dire, dominata e tutto, semmai vedremo Silvio Baldini andare con i ragazzi sotto la curva a festeggiare? No, non sono il tipo io, no. L'ho detto anche tante volte ai tifosi che la mia espressione di felicità me la tengo dentro perché non voglio rubare la scena a nessuno, non l'ho fatto mai, quindi non è lei che lo faccia a Pescara, non l'ho fatto quando sono promosso con l'Empoli, non l'ho fatto quando sono promosso col Palermo, non l'ho fatto altre volte nei dilettanti quando sono sempre promosso, quindi io sempre cerco di gioire in un modo mio, che mi piace essere così, dai. Però la cominciate a sentire che quando c'è la lettura della formazione all'inizio per il Pescara sono grandi applausi, ma per Baldini è una grande ovazione. Ma io ti ripeto, sono giù nel tunnel, non sento la formazione. Si fida di noi? E mi fido, mi fa piacere perché ti ripeto, sono gratificazioni importanti, non le sento io, però i miei cari, i miei amici le sentono e quindi sicuramente loro sono felici quando sentono queste cose. Chiedo un'ultima cosa, più sei. Comincia a essere tanto o è nulla? No, se noi guardiamo questo è finita la storia del Pescara. Noi dobbiamo realizzare il nostro sogno attraverso il lavoro, attraverso la fatica e non bisogna fare nessun calcolo se non quello di metterci solo la generosità e poi quando arriveremo alla fine vedremo cosa siamo in grado di fare. Io ho già anche detto che se arriviamo decimi andiamo in Serie B perché è un modo non di essere arrogante ma è un modo di coltivare i miei sogni, di coltivare quello che io amo e quindi non sto a guardare, quindi per me va bene tutto, sperando di continuare come hanno fatto finora, perché su 15 partite ne vinci 11, ne pareggi 3 e come ripeto sempre alla noia, l'unica che abbiamo perso è stata la migliore che abbiamo giocato. Cosa gli vuoi dire a questi ragazzi? Bravi?
Bravi. E allora chiudiamo così, perché Max Mucciante, che intanto saluto e ringrazio, ci ha detto che non ci sarà conferenza stampa di presentazione domenica del derby con il Pineto, le provo a chiedere un flash sul derby, senza domanda specifica, okay. Sul derby di lunedì, non ci sarà conferenza? No, non parlo, non parlo perché non ho mai parlato. Grazie.